autorità civili, militari e religiose, concistoro del Monte del Mangia tutto, insigniti, concittadine e concittadini, il mio caloroso benvenuto all'interno del nostro teatro per la celebrazione del Premio Mangia 2024. A vincere sono sempre le buone idee, soprattutto quando sono in grado di costruire una storia. Come è avvenuto proprio con l'istituzione di questo premio, che rappresenta la più alta riconoscenza civica della nostra città. Un premio che per sua natura è diventato negli anni un simbolo di appartenenza. Da sempre fino ad oggi il compito del Concistoro del Monte del Mangia è quello di individuare personalità illustri, riconosciute dalla collettività come veri e propri esempi. Persone che si sono volute distinguere per valore, passione, sacrificio, professionalità. Donne e uomini che hanno superato i propri confini e che hanno comunque scelto Siena per testimoniare il loro percorso di vita. Scelte coraggiose di persone che spesso hanno deciso di uscire dall'anonimato, dalla cosiddetta normalità, ammesso che ne esista una soltanto, per puntare tutto su scommesse che alla fine si sono rivelate vincenti. A questo coraggio va il riconoscimento di tutte le cittadine e i cittadini senesi che oggi celebreranno i nostri insigniti. A vincere sono sempre le buone idee, soprattutto quando sono in grado di costruire una storia. Queste parole ben si adattano anche al Siena Awards. Siena Awards è un progetto vincente che ormai da svariati anni sta portando nel mondo il nome della nostra città. E tutto questo è accaduto grazie alla professionalità e all'ottima intuizione di Luca Venturi, Premio Mangia 2024, creatore di uno dei contest di fotografia più conosciuti e seguiti a livello internazionale. I prestigiosi premi che ogni anno vedono coinvolti migliaia di fotografi e operatori muovono le coscienze di molti paesi del mondo. La natura, l'ambiente, la vita, la guerra, la civiltà, il viaggio, la scoperta. L'occhio del Siena Awards riesce a rappresentarci tutto questo e ancora di più attraverso gli scatti più particolari dei suoi protagonisti. Opere, fotografie, che in realtà sono veri e propri racconti. Mi sento dunque oggi, a prescindere dalla pubblica riconoscenza che avverrà in questo teatro, di dire grazie a Luca Venturi per avere, con grande onestà culturale e intellettuale, deciso di condividere le sue idee e i suoi sogni con tutti noi e con la nostra Siena. Una piccola aggiunta sulle medaglie di civica riconoscenza che a breve saranno consegnate. Credo che il grande lavoro svolto ogni giorno e rivolto ad accrescere il buon nome di Siena non sia equiparabile a nessuna medaglia. Per questo mi sento di rivolgere un ringraziamento particolare a tutti gli insigniti che oggi su questo palco testimoniano l'impegno e la costanza di chi ha contribuito a consolidare l'identità senese, l'Associazione Culturale La Diana, Paolo Goretti ed Emilio Frati. Grazie. Do la parola alla dottoressa Cinzia Cardinali per il premio Medaglia di Civica Riconoscenza attribuito all'Associazione Culturale La Diana. Gentile signora Sindaco, membri del Concistoro del Monte del Mangia, autorità, cittadini senesi, nel giorno in cui Siena onora i suoi figli migliori, sono molto orgogliosa ed emozionata di presentare l'Associazione La Diana, che viene insignita della Medaglia di Civica Riconoscenza in concomitanza con il trentennale della sua attività. La Diana nasce infatti l'11 febbraio 1994, grazie ad un gruppo di inguaribili amanti della città di Siena, che qualche mese prima, nell'ambito di un dibattito pubblico sullo stato di degrado dei Bottini, lanciano l'idea di un comitato permanente per la tutela e valorizzazione delle fonti storiche e delle antiche vie d'acqua di Siena.
Il tema riscuote un grande quanto inaspettato successo e la proposta raccoglie i consensi e l'adesione di singoli cittadini, istituzioni, associazioni, anche di molti giovani, a riprova dell'interesse diffuso, anche se in quel momento latente, nei confronti del patrimonio sotterraneo della città. Luca Lucchini, ideatore e creatore dell'associazione, ne è anche il primo presidente. Senese lungimirante, attiva il primo ruscello di questo fiume partendo da una conoscenza acquisita anche attraverso alcune visite ai bottini con il fotografo Alessandro Bruni, che documentano appunto il degrado verso il quale stavano precipitando gli acquedotti medievali di Siena. Lucchini, che aveva già coinvolto il Comune attraverso l'ingegnere Raffaello Fontani, organizza nel giro di pochi mesi il primo gruppo di cittadini che sottoscrivono l'atto costitutivo, affinché fosse regolamentata con chiarezza, sin dall'inizio, l'attività di quella che oggi è un'associazione con quasi 200 soci. Dopo Lucchini, ancora attivissimo, altri 6 presidenti hanno accettato l'impegno di coordinare e guidare l'associazione, affidata ora a Maria Elena Di Trolio, Ermanno Vigni, Piero Ligabue, Paolo Leoncini, Enzo Cortonesi, Andrea Morini. I primi soci fondatori hanno la forza della visione e l'incoscienza dell'entusiasmo. Intendono tutelare l'ineguagliabile patrimonio sotterraneo di Siena, costituito, come sapete, da un reticolo di 25 chilometri di gallerie, pozzi, fonti, che ha garantito per oltre 6 secoli l'acqua alla città. Un patrimonio frutto della capacità tecnica, architettonica, idraulica, tecnologica, culturale e di visione dei senesi. Sempre in stretta relazione con la natura, che regala questi monumenti sculture fantastiche e il fascino ineguagliabile della storia e della cultura senese. La neonata associazione, in attesa di iniziare i lavori a bottini, interviene sul degrado del canale del Granduca a Pian del Lago, che dal 1780, perfezionando il lavoro di Francesco Sergardi Bindi, fa defluire le acque del piano verso il torrente Rigo. Si comincia con una giornata di pulizia grossa, alla quale seguono molte altre, in questo primo corso segnato dal lavoro fisico e manuale e dalle scoperte. L'attività della Diana è improntata, infatti, sin dall'inizio, alla collaborazione con l'amministrazione comunale di Siena, pionieri del principio di sussidiarietà nella valorizzazione dei beni culturali sancito dall'articolo 9 della Costituzione, che proprio in quegli anni riceveva una definizione normativa. Gli strumenti sono soprattutto gli attrezzi e la forza fisica, pale, scalpelli, martelli, che permettono la riapertura e riqualificazione dei bottini. I primi interventi infatti sono di manutenzione, disboscamento, svuotamento, recupero strutturale e anche naturalmente attività di ispezione e verifica dello stato di salute delle gallerie. Il 1996 è l'anno nel quale le tute verdi diventano le divise ufficiali, evidente manifesto della credibilità che la Diana si è già costruita. Impiegati, professionisti, pensionati, studenti in verde vengono riconosciuti, ricevono la disponibilità e la fiducia delle persone che incontrano, mano a mano che si ispezionano ed aprono nuovi passaggi. Immaginiamo l'emozione del gruppo che, impegnato in un'attività di ricognizione della Valle di Follonica nel 1995, dopo aver percorso un impervio e stretto tratto di bottino, scopre l'enorme sala sotterranea, forse risultato di una copertura di uno spazio esterno e di una strada inglobati in uno degli allargamenti delle mura. Siena è tutta una scoperta. Le tipologie di intervento sono molteplici. Le prime sono soprattutto risultato del lavoro manuale, come abbiamo detto, come quello che interessa il bottino e la Fonte Nuova, voluta già alla fine del XII secolo dal governo di Siena nell'ambito del delicato equilibrio tra necessità economiche, igieniche e di alimentazione.
Memorabile è l'intervento al Gorello che alimenta Fontebranda, che permette di inaugurare i lavori eseguiti alle Conce con tutte le bocche che zampillano. È difficile poi fare una selezione tra le fonti monumentali. Ricordiamo il recupero di quella dell'Orto Botanico, soprattutto la Fonte delle Monache nella zona di San Marco, l'unica ipogea di Siena indipendente dal circuito cittadino e dotata di un proprio bottino. La sua storia, ancora poco nota, contribuisce a rendere l'impresa ardua, a partire dalla sua individuazione in via delle Sperandie, nella zona di proprietà della provincia di Siena. L'ingresso, posto alla fine di un ripido viottolo, permette ai bottinieri di arrivare alla grande stanza scavata nell'arenaria, alta oltre 6 metri, ricoperta di fango e vegetazione. Il lungo intervento per pulire il fontino esterno e ripristinare i collegamenti con le vasche è esteso all'area verde circostante ed alla cappellina cimiteriale delle monache, che disponevano di un ingresso separato, uno dei tre della fonte, per poter attingere l'acqua senza rompere la clausura. Rappresenta un salto di qualità nella storia associativa, sia dal punto di vista organizzativo che nella qualità del recupero, che permette alla cittadinanza di riappropriarsi di un angolo dimenticato di Siena e godere di un gioiello del territorio. Grandi soddisfazioni hanno riservato anche i lavori al Santa Maria della Scala, il complesso monumentale della città, nel cuore della città, dalla straordinaria conformazione a livelli per adattarsi al profilo della collina di fronte alla cattedrale. Sono stati riscoperti antichi passaggi e tra gli interventi recuperato il Pozzo del Rotone con il contributo di Enzo Cortonesi. Qui i soci hanno lavorato anche da archeologi, recuperando moltissimi frammenti di brocche ed altre maioliche, con il coordinamento di Gianni Maccherini. Più recentemente è stata restaurata e resa fruibile la Fonte Guglielmi, nella Valle Berardi, con il Ninfeo, altro piccolo gioiello architettonico, oggetto di approfondite ricerche storiche e archivistiche che hanno riguardato anche l'area dei Tufi, poi confluite in un convegno in Archivio di Stato nel 2019 e nella relativa pubblicazione più tardi a cura di Carla Bonacci ed Enzo Mecacci. Nell'occasione è stata realizzata anche una mostra documentaria ed esposto, grazie alla disponibilità della Contrada Sovrana dell'Istrice, il Masgalano offerto nel 2011, realizzato dal socio e scultore Pierluigi Olla, segno tangibile del riconoscimento del valore civico dell'attività della Diana, ancora giovane in quel momento, ma che può vantare anche collaborazione con altre cugine che lavorano nel sottosuolo, anche fuori dal contesto senese. Il fluire della Diana è colorato di entusiasmo, amicizia e di una buona dose di utopia. Ma poche volte l'obiettivo è rimasto irraggiungibile, riscattando la fama che Dante assegna alla città per bocca della senese Sapia. Quando lo è stato, come nel caso della Fonte di Follonica, l'associazione si è prodigata mantenendo alta l'attenzione e, quando necessario, anche pungolando le istituzioni competenti. Con gli occhi e nel cuore le antiche piante di Siena, richiamiamo insieme alla mente, per esempio, quella notissima di fine Cinquecento di Francesco Vanni, la Diana persegue nel tempo una campagna sistematica di rilevazione dei tracciati del tufo, dimensione e posizionamento dei pozzi, rilievo delle lapidi, rivestimenti e concrezioni calcaree rilevanti, dei fenomeni di dissesto strutturale che hanno portato ad un'esauriente e accurata mappatura tridimensionale di un ampio tratto del bottino maestro di Fonte Gaia, la regina delle fonti, manifesto del governo dei Nove. Non esiste futuro senza cultura e senza conoscenza del passato. Anche nel tema del rispetto delle risorse del nostro pianeta, e tra queste quella più preziosa, l'acqua, cuore e carburante della nostra sopravvivenza. Ne avevano consapevolezza i senesi del Medioevo,
sicuramente anche Alessandro di Mariano Sozzini, il primo, che nel 1474 ottiene dalla Bicherna il permesso di condurre l'acqua liberamente nella sua casa in Pantaneto. Ne dobbiamo avere noi, cittadini del terzo millennio. E la Diana non si è sottratta all'impegno di far crescere nei giovani la consapevolezza dell'importanza del bene acqua. L'accordo con il provveditorato agli studi, siglato sin dai primi anni di attività, ha consentito a migliaia di studenti delle scuole della provincia di conoscere i bottini e le fonti di Siena, attraverso le comunicazioni in aula, le visite e i lavori degli studenti esposti nella tradizionale mostra di maggio, giunta alla 20ª edizione. L'impegno nella didattica va in parallelo con l'organizzazione delle visite guidate ai bottini, che grazie al rinnovo delle convenzioni con il Comune, l'ultima è del 2022, rimangono tra le principali e più apprezzate attività. A partire dal 2009, inoltre, la Diana ha seguito l'allestimento del Museo dell'Acqua, collaborando attivamente per l'esecuzione del progetto e gestendo le visite per diverso tempo. Come non segnalare, inoltre, nello spettacolare scenario dell'Anfiteatro delle Fonti di Pescaia la Diana canta Siena, con cui da 16 edizioni offre alla città una serata leggera senese di poesia, musica e vernacolo. Periodicamente sono organizzati i corsi per apprendisti bottinieri e redatti guide e vademecum, affinché la preparazione e la conoscenza siano da mattone, soprattutto dei più giovani, per descrivere ai visitatori l'itinerario, mostrare i dettagli geologici, condensare secoli di storia senese e occuparsi contemporaneamente di aprire botole o segnalare spigoli e sporgenze. L'amicizia e la collaborazione non mancano e sostengono la crescita dell'associazione. L'ultimo corso del 2022, con la collaborazione del Comune e dell'Università di Siena, aveva tra i relatori, oltre ai soci della Diana, docenti universitari del patrimonio culturale e di scienze della terra, archeologi del Ministero della Cultura, dirigenti tecnici del Comune. Potendo richiamare la potenza evocativa, emozionale, comunicativa delle architetture dei canali, anche di quella leggendaria, i soci hanno realizzato direttamente e collaborato a documentari, video, interviste, programmi televisivi per diverse età e fasce di pubblico, ancora mostre, molte fotografiche, l'ultima alla Loggia della Mercanzia per il trentennale dell'attività di cui vedete le immagini scorrere, ancora ricerche bibliografiche, d'archivio, pubblicazioni e convegni. Per l'attività editoriale, tra le tante, citiamo il fumetto scritto a più mano dai soci con le illustrazioni di Alessandro Andreuccetti, o Acqua per la città, in collaborazione con l'Acquedotto del Fiora per il centenario dell'Acquedotto del Vivo, che dal Montamiata, a partire dal 1914, porta l'acqua nelle case dei senesi. Oggi per la Diana suonano le chiarine. Attraverso la sua opera di volontariato nella tutela e nella manutenzione delle fonti e delle vie d'acqua, ha contribuito a diffondere il prestigio e la fama di Siena in Italia e nel mondo, raggiungendo pienamente l'obiettivo della medaglia di civica riconoscenza che le viene tributata, su proposta unanime delle accademie senese degli intronati, dei fisiocritici e dei rozzi. L'assegnazione suggella 30 anni di nobili e sotterranee attività, i risultati ottenuti e l'indefesso impegno profuso in un clima generale di sincera e fertile amicizia, nella conoscenza storica, nel recupero e nella comunicazione della ricchezza dell'acqua e del patrimonio culturale, architettonico e civile dei bottini e delle fonti per lo sviluppo di Siena, unitamente all'attenzione costante per la crescita nei cittadini e soprattutto nei giovani della consapevolezza dell'acqua quale patrimonio culturale e risorsa vitale, contribuendo alla formazione della coscienza civile comune. La Diana sostiene ed opera per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio senese, assolvendo ad uno dei compiti fondamentali
con cui gli uomini dimostrano civiltà e lungimiranza. La storia centenaria delle associazioni proponenti e delle istituzioni senesi sia d'auspicio per un altrettanto longevo scorrere nell'amicizia, nella senesità, nella cultura e nella civiltà. Onore alla Diana, un fiume di amicizia. Grazie a Cinzia Cardinali. E adesso passiamo la parola al professor Claudio Pefi, che presenta il premio Medaglia di Civica Riconoscenza a Emilio Frati. Signor Sindaco, signori membri del Concestore del Monte del Mangia, autorità senesi tutti, la figura della quale ho il privilegio di tracciare queste brevi note biografiche, Emilio Frati, rende assai semplice un compito altrimenti così impegnativo. Difficile essere troppo formali parlando di un uomo che si è distinto e si distingue prima ancora che come professionista di altissimo livello, come persona, con la sua passione e i suoi valori umani. Ancora oggi, alla soglia dei 90 anni dal suo studio in Via degli Archi, Emilio stupisce per la disponibilità a svelare a chiunque glielo chieda un mondo fatto di saperi e di valori antichi. Stupisce per la sua capacità di far sembrare semplice e scontato ciò che all'opposto è un miracolo di tecnica, di ricerca, di caparbietà e di pazienza certosina, e per la naturalezza che ha nel raccontare i 32 anni ed oltre, come vedremo, di campagne di manutenzione, integrazione e restauro che ci hanno restituito e garantito e che ci garantiscono ancora oggi la migliore conservazione e la perfetta fruizione di tante straordinarie parti lapidee del Duomo. Emilio Frati nasce a Siena il 27 novembre del 1934 e trascorre la sua prima giovinezza in Vallerozzi, in fondo, racconta Emilio, in prossimità di Porto Ovile, dove vive primo di 7 fratelli col babbo operaio e con la mamma. Dopo la prima istruzione, già grandicello, pronto ad affacciarsi al mondo del lavoro, comincia a inviare domande come tanti suoi coetanei. C'è chi entra al monte, chi in comune, chi nelle ferrovie. Lui però sente di voler fare della sua vita qualcosa di diverso e di più originale. Così, e mentre lo racconta, gli occhi gli brillano della stessa ironia, della stessa malizia bonaria di quando bambino si appostava a metà Vallerozzi dopo le nevicate invernali per veder ruzzolare sulle lastre ghiacciate i passanti più incauti. Il fatto di non avere conoscenze, di non riuscire a risultare selezionato per nessuno di quei posti allora così ambichi del panorama cittadino diventa per lui quasi una congiuntura fortunata. E proprio fortunata è il nome della nonna, che grazie a una modesta ma provvidenziale pensione di guerra sosterrà Emilio nella sua scelta di trasferirsi a Carrara. Ora tutti i senesi che ne abbiano fatto esperienza sanno cosa vuol dire per noi spostarci, abbandonare la protezione secolare delle mura per andare altrove. Per la gran parte di noi ancora oggi già Poggibonsi e Ostagia sono luoghi incredibilmente lontani, in questi giorni poi si tratta di distanze inimmaginabili, e si esce dalla città col pianto nel cuore e solo col desiderio di ritornarci e possibilmente presto e ovviamente a testa alta. E questo è esattamente ciò che Emilio decide di fare, con coraggio, con determinazione e soprattutto con fantasia, facendo una scelta inattesa, Carrara, assecondando capacità manuali già evidenti in tenera età e unendo a queste una passione per l'arte che fin da piccolo lo portava a osservare incuriosito le sculture, i rilievi, i graffiti. A Siena, nella città che fu patria adottiva di Giovanni Pisano, che diede i natali nel corso intero della sua storia a scultori immensi e a squisiti lavoratori del marmo e della pietra, da Jacopo della Quercia a Francesco di Valdambrino o da Tito Sarrocchi a Giovanni Dupré, per avvicinarci ai nostri giorni, anche Emilio matura una scelta precisa, faticosa, difficile, ben al di là della convenienza e della comodità delle mura di casa. Emilio decide di andare a lavorare per un'azienda, l'Artistica Marmi di Carrara, che è un'azienda artigiana dove ci si occupava un po' di tutto, dalla produzione al restauro, dove si facevano guglie, capitelli, cornici, tarsie, incisioni, graffiti, mosaici.
un'azienda soprattutto che gli consente, oltre al normale orario di lavoro, di seguire corsi serali organizzati dall'Accademia di Belle Arti della stessa città proprio per gli studenti lavoratori, dalle 5 alle 8 di ogni sera, e anche questa è una scelta tutt'altro che scontata per un ragazzo della sua età e indicativa della determinazione ad imparare il più possibile, oltre che della passione indispensabile ad affrontare una routine così impegnativa. Tra l'altro, il titolare dell'azienda impone a tutti i suoi dipendenti una formazione eclettica. Se nelle altre realtà ci sono addetti specializzati nelle varie mansioni, c'è chi fresa, c'è chi si dedica all'intaglio, chi alla composizione, chi alla lucidatura, Emilio viene invece avviato a tutte queste attività in modo da acquisire una sensibilità per la materia. Ed intendo la materia nel senso proprio del materiale, della pietra, del marmo, della sua grana, delle sue venature, della sua consistenza, un sapere che si esercita con le dita, con i polpastrelli, oltre che con gli occhi e con la testa, una maestria tecnica che poi le consentirà di affrontare con la serenità di chi conosce il mestiere le sfide che si presenteranno nella sua successiva attività di conservazione e restauro. Per 3 anni Emilio raffinerà le sue qualità tecniche e pratiche in azienda e le arricchirà con le necessarie conoscenze teoriche ed accademiche frequentando i corsi della scuola. Continuerà a lavorare anche la domenica, nelle feste comandate, preso proprio dalla frenesia di imparare, una febbre che lo fa stare sveglio di notte, caratteristica che, come non manca di raccontare, lo accompagnerà per tutta la vita, così intento a pensare alle sfide da affrontare il giorno dopo da non concedersi il lusso di troppe ore di sonno. Una smania di superare i suoi limiti per poter diventare qualcosa di più, di un operaio specializzato e di un abile artigiano. Poi la svolta, in parte in attesa. Il concorso a Roma indetto per 3 soli posti di restauratore del marmo, concorso nel quale Emilio risulterà primo tra gli 80 partecipanti selezionati, ma al quale inizialmente non aveva neppure pensato di partecipare. Sarà un amico fortunatamente ad iscriverlo, a spronarlo, un collega che, avendolo visto in azione, ha compreso forse meglio di lui le sue indubbie capacità e soprattutto l'immenso potenziale. E a stretto giro di tempo un altro concorso, interno questa volta, che grazie alla raffinata sensibilità tecnica al mestiere, verrebbe da dire, ma anche ad una magistrale prova orale sull'opera di Donatello, che è una delle sue passioni, gli spalancherà le porte del Santa Santorum del Restauro, l'opificio delle pietre dure di Firenze, dove resterà per 10 anni facendo quotidianamente avanti e indietro da Siena ed affrontando ogni sorta di sfida professionale. Si pensi solo alla mole di lavoro e soprattutto alla varietà di problemi ai quali verrà sottoposto dopo la disgraziata alluvione del 66, problemi ai quali si troverà a dover dare soluzioni spesso inedite, seguendo intuizioni, inventando procedure nuove, con la sicurezza di chi, come si è detto più volte, non ha timore di sporcarsi le mani, ma soprattutto di chi ha dalla sua, oltre alle necessarie competenze, conoscenze teoriche, un bagaglio pratico, una quantità di lavoro sul campo così consistente. Per esempio Emilio racconta di quando, appena arrivato a Firenze, ancora praticamente sconosciuto all'ambiente e ai suoi nuovi colleghi, la soprintendenza presenta la necessità di recuperare le iscrizioni pavimentali della Basilica di Santa Croce. Nessuno si fa avanti per un lavoro solo apparentemente semplice, in realtà assai delicato, ma certo lontano dai riflettori delle grandi campagne di restauro. La verità è che in quel momento nessuno ha le competenze pratiche per un lavoro così delicato. Nessuno si propone per un impegno difficile, gravoso, ma anche poco gratificante. Nessuno, a parte l'ultimo arrivato, Emilio appunto, che si fa avanti nello stupore generale, tanto che il soprintendente, che ancora non lo conosce, gli chiede anche in maniera un po' brutale: ma hai capito cosa devi fare? Ecco, questa è una domanda che dopo averlo visto all'opera nessuno penserà mai più di fargli. Poi all'inizio degli anni 70 la seconda svolta, l'incontro che cambierà definitivamente la traiettoria della carriera di Emilio. Il professor Enzo Carli, tra l'altro insignito del Mangiadoro nel 59, già direttore della Pinacoteca, poi soprintendente ai monumenti e alle gallerie per le province di Siena e Grosseto, direttore dell'Opera del Duomo, responsabile delle gallerie civiche, proprio come rettore dell'Opera Metropolitana, rileva la necessità di un professionista esperto per avviare i lavori di recupero dei pavimenti del Duomo in primis, ma più in generale dell'intera grandiosa macchina lapidea della cattedrale, e individua in Emilio Frati la figura ideale per questo ruolo. Si mise appassionato, abilissimo restauratore, profondo conoscitore della materia, ma strappare Emilio all'opificio non è cosa scontata. In primo luogo Firenze non intende in alcun modo privarsi di uno dei suoi collaboratori più validi, in secondo luogo la scelta stessa di abbandonare un ente così prestigioso come l'opificio pone dei dubbi a Emilio e alle sue più che giustificate ambizioni.
Se per il secondo problema basterà la senesità del nostro e la consapevolezza di imbarcarsi in un progetto fondamentale per l'intera comunità senese, il recupero di uno dei monumenti chiave del nostro patrimonio culturale e identitario, ma anche del nostro immaginario collettivo, il pavimento del Duomo è una delle gemme più fulgide del nostro orgoglio di senesi, per il primo problema Carli dovrà invece impegnarsi personalmente e a fondo, andando a Roma più volte a scomodare l'allora ministro dei beni culturali, il fiorentino Giovanni Spadolini. E qui, ottenuto a fatica il trasferimento, comincia una vera e propria epopea, che è quella del Duomo e soprattutto dei suoi pavimenti, che per Emilio è durata 32 anni e poi già in pensione altri 3 anni di consulenze e che in effetti continua ancora oggi. Se provate a mettervi d'accordo per fare 2 parole con lui, sempre disponibilissimo con tutti, Emilio si raccomanda solo di passare dal suo studio nel pomeriggio, perché la mattina è ancora oggi spesso in Duomo, dove segue con passione e con dedizione quelli che lui chiama con affetto i ragazzi che la sovrintendenza sta formando, anche grazie al suo contributo per mantenere l'immenso lavoro compiuto nei decenni passati. Emilio racconta del momento emozionante ma sicuramente difficile in cui cominciò a rimuovere il tavolato che copriva le tarsie del pavimento del Duomo prima del suo intervento. Ricorda lo stato di frantumazione di tante parti, la patina delle muffe, la polvere, la sporcizia accumulata negli anni. Le foto scattate in quei primi momenti mostrano la quasi totale illeggibilità di tanta parte del grandioso complesso decorativo e rendono ancora più onore all'effetto delle stesse tarsie una volta pulite, poste in sicurezza e restaurate, così come le conosciamo oggi. E qui, oltre al lavoro certosino del restauratore, Emilio ricorda di aver passato 32 anni in ginocchio a ricomporre le tessere a volte minutissime del suo immenso rompicapo, c'è da tener conto di quella conoscenza capillare dei materiali, di quella dedizione che non ha mai conosciuto riposo e di quella coerenza assoluta nell'affrontare il suo lavoro che l'hanno portato a percorrere le campagne senesi e grossetane alla ricerca delle antiche cave della Repubblica, ottenendo 2 risultati straordinari, l'ascito del quale Siena mostra la sua conoscenza anche attraverso il riconoscimento che oggi gli viene tributato, la campionatura e la mappatura completa dei marmi utilizzati all'interno del Duomo nel corso dei secoli e la costituzione di un vero e proprio archivio, un piccolo patrimonio di materiali pronti per un'eventuale opera di restauro che si dovesse in futuro rendere necessaria. E allora ci troviamo a immaginare Emilio perforre di otto gli sterpaglie intento al recupero di pietre dai nomi esotici e affascinanti, il rosso di Gerfalco, il serpentino verde di Vallerano, l'onice di Sant'Antimo, il nero assoluto di Radicondoli, il rosa di Montarrenti, il broccatello della Montagnola e soprattutto il giallo di Siena, protagonista di tanti squisiti capolavori. Emilio non tralascia nessun dettaglio, nessun particolare, cercando, quando è necessario, di sostituire con l'essenza originaria anche le parti più minute, quelle nelle quali sarebbe forse possibile chiudere un occhio, utilizzare materiali più semplici da reperire. No. Emilio, per esempio, batte palmo a palmo le pareti rocciose della Montagnola dal lato di Sovicille per ritrovare la cava ormai perduta di quel verde pallido e gessoso che Beccafumi utilizza in alcuni dei suoi dettagli più minuti. E se quando si tratta di prendere un pezzo piccolo bastano le tasche o una borsa, la buona volontà di chi cerca, quando servono frammenti più corposi bisogna rintracciare i proprietari dei terreni, farsi autorizzare al prelievo, sovrintendere alla corretta estrazione della pietra. Tutte operazioni che Emilio può fare solo la domenica, durante il resto della settimana il suo posto è in Duomo ad accudire l'immensa scacchiera del pavimento. La domenica Emilia va a caccia di luoghi, pesca materiali, raccoglie frammenti che poi diventeranno parte di una storia più grande. E di aneddoti curiosi, appoggiato allo stipite del suo studio di fronte alla sinagoga, Emilio ve ne potrebbe raccontare e ve ne racconterà a bizzeffe, come quando, fermato dai carabinieri di Rosia con la macchina così carica da procedere innaturalmente accucciata a terra, dovette far chiamare la soprintendenza per chiarire la sua posizione, perché probabilmente con la macchina carica di sassi, come doveva apparir loro, i carabinieri lo avevano preso per un matto. Tutte operazioni, al di là del gusto per il racconto, che prima del suo arrivo non erano neppure contemplate. Gli strumenti necessari al suo lavoro venivano comprati volta per volta dalla sovrintendenza. L'opera non disponeva, almeno inizialmente, di un laboratorio, figuriamoci di un archivio. Oggi, oltre ad un magazzino che contiene quelle che potremmo definire le piccole scorte, la nostra assicurazione per il futuro delle tarsie, grazie ad Emilio esistono 2 campionature complete degli stessi marmi, una posta in Duomo sulla porta del cielo, l'altra a disposizione dell'ufficio tecnico dell'opera.
E si potrebbe continuare a parlare delle mostre, delle grandi opere su commissione, delle quali va giustamente fiero, e degli interventi di restauro che Emilio ha prestato nei luoghi più prestigiosi d'Italia, tra i quali la Basilica di San Pietro a Roma. Ma il suo orgoglio lo porta a tornare sempre e comunque a quello che è stato il suo vero amore, Siena e il pavimento del suo Duomo, alla cura del quale ha dedicato tutta la vita. Oggi il pavimento, oltre ad un'infinità di altre parti lapidee sparse per l'intera struttura del Duomo, dalle soglie degli altari alla cupola al vertice delle guglie, è restituito alla sua originaria bellezza da un uomo semplice, che però è anche uno straordinario professionista e che non è eccessivo definire un artista. Un artista al quale oggi, con gratitudine, noi tutti siamo fieri di veder tributare un così grande onore con la meritata medaglia di civica riconoscenza. Grazie. Grazie a Claudio Pefi e invito ora Giampiero Cito per la presentazione del premio Medaglia di Civica Riconoscenza al professor Paolo Goretti. La vita di Paolo Goretti è una storia a bivi, uno di quei libri in cui puoi scegliere come andare avanti e da quella scelta dipende come la storia prosegue. Solo che nei bivi di una vita veramente vissuta non c'è un lettore che prende una decisione. Spesso il proseguo è determinato dalla sorte, dal caso o dalla propria capacità di fare la cosa giusta. Il primo bivio lo decise il caso. Paolo Goretti, classe 1930, venne al mondo a Cecina, per sbaglio, come dice lui, perché una combinazione del destino lo fece arrivare prima del previsto, quando ancora la mamma Iris, istriciaiola, non si era ancora trasferita a Siena dalla cittadina balneare, dove il babbo Cesare, senese e Aquilino Doc, lavorava al Monte dei Paschi. A Siena, nella casa della mamma, in via Camollia, era tutto pronto per accogliere quella nascita, ma la fretta di Paolo di venire al mondo scombinò tutti i piani. Uno scombinio che ha interferito, fra tante altre cose, sull'appartenenza alla contrada, dato che se fosse nato a Siena, quasi sicuramente nel sacro rispetto dello Ius Soli e di mezzo Ius Sanguinis, sarebbe stato dell'Istrice. A quel punto, dal momento che il bivio imboccato non era quello previsto, Cesare decise che il figlio sarebbe stato Aquilino come lui, come suo padre e come suo nonno Celso, che prese casa in Costa Larga nel 1835, e così sarà dell'Aquila anche la sorella di Paolo e poi tutta la famiglia che Paolo si costruirà, che oggi è alla sesta generazione di Aquilini, la dorata moglie Carla, le due figlie e i cinque nipoti. Dopo le elementari e le medie frequentate a Cecina, dove scalpitava alla fine della scuola per venire a passare l'estate a Siena, nella casa paterna in fondo a Costa Larga, scandendo così un ritmo di vita esattamente inverso alla maggior parte dei bambini e dei ragazzi che aspettano l'estate per andare al mare, la famiglia rientrò definitivamente a Siena nel 1943. Il secondo bivio fu deciso dalla fortuna. Non sappiamo quali fossero le condizioni meteo del 22 giugno 1944, ma è molto probabile che fosse molto caldo, dal momento che Paolo chiese il permesso alla mamma di dormire sotto la loggia di casa che si affaccia su Costa Larga all'ultimo piano. Alle 2 di notte, minuto più, minuto meno, la vedova dell'esercito americano che volava su Siena sganciò una serie di granate, una delle quali sfasciò il tetto del palazzo di rimpetto, rimbalzò sul muro di casa Goretti, un paio di metri sotto il sedere di Paolo, che si svegliò pieno di polvere e calcinacci e si ficcò in terra senza esplodere, per fortuna, creando comunque una voragine nella discesa che collega il casato a via di Città. Paolo era un ragazzo di 14 anni e sarebbero passati ancora un paio di lustri prima che potesse fregiarsi del titolo di dottore e ancora di più per quello di professore o di signor capitano vittorioso o di onorando priore o direttore del collegio dei maggiorenti della nobile contrada dell'Aquila.
Frequentò il liceo scientifico Galileo Galilei, che a quell'epoca aveva la sede in fondo al Casaco di Sotto. Finito il liceo, avrebbe voluto iscriversi all'architettura, spinto dalle sue spiccate doti per il disegno, di cui restano numerose testimonianze, e dal forte interesse per la storia dell'arte. Questa facoltà però a Siena non c'era, la più vicina era a Firenze, e all'inizio degli anni 50 frequentare un'università a 60 km di distanza non era facile come oggi. Così, terzo bivio, deciso dalla necessità, si iscrisse alla facoltà di medicina per intraprendere quella che sarebbe stata la sua professione. Goliardo per tutti gli anni universitari, laureato entro i termini con 110, lode e anello accademico, che continua ancora oggi a indossare orgogliosamente, si specializzò in pediatria perché voleva acquisire un punteggio, sapendo che quell'indirizzo non sarebbe stata la sua primaria scelta. Conseguì una seconda specializzazione, quindi in malattie cardiovascolari e reumatiche, affiancando allo studio l'attività di medico condotto, come si diceva allora, che lo portò a viaggiare per le campagne senesi e ad affrontare qualsiasi tipo di malattia e circostanza medica da curare. Un medico si forma prima sui libri e poi stando a contatto con le persone. Questa è la convinzione che lo accompagna ancora oggi. Nel frattempo allestì il suo ambulatorio in una stanza attigua alla casa dove abitava con la famiglia d'origine, in via Tommaso Pendola. Poi arrivarono all'inizio della carriera ospedaliera, nelle sale del Santa Maria della Scala, allora sede dell'ospedale, e il conseguimento della libera docenza in semiotica medica. Nel 1968 vinse il concorso da primario di medicina generale all'ospedale San Lorenzo di Colle Valdelsa, di cui per un periodo ricoprì anche la carica di direttore sanitario, poi degli ospedali riuniti dell'Alta Valdelsa, dove presterà servizio fino alla pensione. Nel suo reparto, lavorando molto anche come cardiologo, riuscì ad ottenere l'allestimento di una stanza strutturata per la terapia intensiva cardiovascolare e parallelamente creò un pool medico per lo studio e la cura del diabete. Negli anni della professione ha prodotto più di 60 pubblicazioni scientifiche di grande importanza clinica, tra le quali le più rilevanti sono senza dubbio quella relativa ai problemi inerenti al trattamento con shock elettrico nelle aritmie cardiache e primo studio in Italia sulla defibrillazione elettrica e quella relativa al primo studio in Italia dell'uso dell'holter cardiaco. Insieme a un gruppo di colleghi a livello nazionale si è profuso per gettare le basi per riforme sanitarie che successivamente hanno visto la luce, prima fra tutte la cosiddetta area vasta, quel sistema di organizzare in una rete funzionale di macropresidi ospedalieri riunendo ospedali di zone e limitrofe. Il quarto bivio lo definì la competenza. Era il palio del 1965. L'Aquila aveva Topolone e un aceto ancora inesperto che per una prova scivolò a San Martino con tutto il cavallo, che si ferì all'interno di un posteriore. All'epoca non c'erano veterinari di contrada e il più titolato a dire la sua sembrava potesse essere un medico. Paolo, che si intendeva sì di pazienti, però bipedi, si inventò un miracoloso medicamento per sanare la ferita in poco più di una giornata. L'Aquila, Aceto e Topolone vinsero e chissà se fu anche quello a far decidere gli aquilini di cercare il Goretti dopo pochi anni per un altro ruolo ben più importante, quello di capitano. L'Aquila rivinse nell'agosto del 73 con Ercolino e soprattutto con Parenzo, e arrivò scosso difendendo la posizione a Morzi. Nel 77 i pali non andarono bene e Paolo lasciò la carica dopo aver ottenuto il 77% dei voti. Oggi sarebbe considerato un plebiscito. Non poteva accettare senza l'appoggio di unanime dei giovani. Ho vinto il palio quando ancora di palio non ne sapevo niente e l'ho perso quando sapevo quello che andava fatto. Alla fine comunque andò bene così, dice convintamente Paolo, perché dopo di me venne un capitano, Momi Brandolini, che vinse due pali. Un discorso che non fa una piega, e questo è il quinto bivio, quello di chi prende la giusta decisione di mettere il tutto prima del sé. Una vita piena ed eclettica, perché parallelamente alla sua importante e lunga attività professionale e di dirigente di contrada non lo hanno mai abbandonato altre importanti passioni. L'attività civica e politica, sempre interessato, spesso fattivamente, a tutto della città. È da sottolineare l'impegno attivo e intenso nei primi anni Ottanta come genitore di due figli che studiavano all'Istituto Comunale di Musica Rinaldo Franci, insieme ad altri genitori per ottenere il pareggiamento dell'Istituto ai conservatori
serbatoi statali, conquistato poi con decreto ministeriale nel dicembre 1985. Quel decreto, come effetto immediato, dette la possibilità all'istituto di impartire al suo interno esami e diplomi equipollenti a quelli conferiti da conservatori, risparmiando così agli studenti iscritti di migrare fuori Siena a sostenere esami nei vari conservatori italiani. Nel lungo termine gettò le basi primarie imprescindibili perché il Franci potesse diventare conservatorio statale di musica, qual è dal primo gennaio del 2023. La musica, seguita sempre, da sempre, che lo spinge a pubblicare un libro su Mozart e a fondare l'Ente Concerti di Olle Valdelsa, un'associazione concertistica che porta per diversi anni nella città valdelsana concertisti di altissimo livello internazionale in stagioni ricche di eventi. Lo sport, in particolar modo il basket, iscritto ininterrottamente dal 1945 alla società sportiva Menzana in Corpore Sano, in onore della pratica sportiva del babbo, ginnasta menzanino, campione italiano di parallele, segue tuttora la Menzana dai tempi del gioco in via Sant'Agata. Questa passione lo spinge a fondare a Colle la società sportiva Colle Basket, ancora attiva con un'altra denominazione, di cui è stato presidente per alcuni anni. È iscritto da molti anni al Panathlon Club di Siena. La scrittura. Anche questa passione, sempre coltivata, a cui si è potuto dedicare appieno una volta andato in pensione, riordinando le idee sui ricordi di vita, purtroppo molti di guerra, del babbo e della famiglia, suoi, sulle esperienze suggerite dalle vicissitudini dei pazienti e segnate via via come appunti, pubblica diversi libri, saggi e romanzi a carattere storico biografico, alcuni dei quali costituiscono una memoria storica di Siena nel lontanissimo passato e nel periodo della Seconda Guerra, arricchita in lui dalle lunghe e appassionate ricerche di documenti nelle varie sedi senesi che li custodiscono ancora oggi. Dal 2007 ha pubblicato Giovanotti in Trincea, che viene nuovamente edito nel 2015 in occasione del centenario della Grande Guerra. Il viaggio breve, Camminando sotto l'uragano, una storia d'amore e di libertà, vincitore nel 2017 del Premio Nazionale Medici Scrittori e del Premio Letterario Città di Siena. E ancora, Personaggi di una Siena lontana, Grandi battaglie della Repubblica di Siena, L'amore oltre il muro, Maddalena, una storia familiare, Arcobaleno di ricordi. Il professore mi ha pregato di ringraziare a nome suo la Contrada della Pantera per avergli consentito di accedere ai suoi archivi per un nuovo scritto sui francesi a Siena. Mi ha detto che a Siena, fuori dal campo, bisogna essere tutti amici e cercherò, per quanto sarà possibile, di fare tesoro di questo insegnamento. Alla veneranda età di 94 anni, Paolo Goretti continua a essere una figura cardine per tutti gli interlocutori della sua eclettica vita e un riferimento per i giovani della sua contrada, per i quali rappresenta una vera e unica memoria storica. Paolo, con il quale discuto volentieri sia di persona che su WhatsApp, che usa per mandarmi i suoi scritti, qualche canzone suonata con l'armonica a bocca e diversi meme, è l'unico aquilino al quale non sono mai riuscito a dare del tu, ma oggi di fronte a questa platea spero che mi conceda di dirgli, con tutto il rispetto che si deve ad un grande, Paolo, sono sicuro che anche nei prossimi vivi che troverai sulla tua strada saprai fare la scelta giusta. Ti voglio bene, grazie di esistere. Grazie a Gian Piero Cito, la parola all'avvocato Luca Palazzuoli che ci illustrerà la vita e i meriti del Premio Mangia 2024 Luca Venturi. E a seguire, dopo il suo intervento, di nuovo Gian Piero Cito che si soffermerà sul Siena Awards. Signora Sindaco, membri del Concistoro del Monte del Mangia, autorità, cittadini di Siena, sono felice ed onorato di potervi presentare Luca Venturi, insignito quest'anno del Mangia d'Oro. Spartirò con piacere questo compito con l'amico Gian Piero Cito, che dopo di me racconterà la bellissima esperienza del Siena Awards, che ha portato Siena al centro del panorama mondiale della fotografia.
Ho il prezioso dono di essere per Luca l'amico di una vita, quindi la mia presentazione partirà da alcuni brevi ma a mio avviso necessari passaggi biografici per giungere anche attraverso gli stessi al senso e all'impostazione che Luca ha dato e sta dando alla propria esistenza, quindi alla genesi del Siena Awards. Luca Venturi è nato, più precisamente è stato portato a nascere a Siena, nella Contrada del Drago, il 7 aprile 1966, ma a causa della temporanea collocazione lavorativa del padre, ufficiale dell'esercito, ha trascorso gli anni dell'infanzia e della prima adolescenza in Friuli, più precisamente a Palmanova. Lì ha stretto rapporti di amicizia che conserva e vive ancora ed ha, non senza il supporto decisivo di una famiglia splendida che ho il privilegio di conoscere bene, potuto vivere ed acquisire anche le caratteristiche che contraddistinguono i friulani, popolo tradizionalista e fedele alla parola data, organizzato in salde strutture familiari ma anche aperto all'esterno, laborioso e dotato di spiccate capacità organizzative e di impresa. Si è trasferito definitivamente nella nostra città nel 1980 e si è iscritto quell'anno al liceo scientifico Galileo Galilei, dove ci siamo conosciuti come compagni di classe. I suoi anni di formazione liceale lo hanno portato ad incontrare professori di grande levatura, allo stesso tempo temuti ed amati, come Lidia Speri, Giovanni Romeo, Luciano Tanganelli, nomi sicuramente noti ai senesi della nostra generazione e di quelle precedenti, che sono stati per lui veri e propri maestri di vita. È tra i banchi di scuola che tra risate, avventure e difficoltà affrontate insieme sono nate le sue amicizie più grandi. Questi legami, cresciuti e rafforzatisi nel corso degli anni, hanno avuto, riporto il pensiero di Luca, un ruolo fondamentale nella sua crescita personale, influenzando positivamente il suo modo di vedere il mondo. Si è iscritto nell'anno di corso 1985-86 alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Siena. Dopo aver sostenuto gli esami del cosiddetto biennio, si è trasferito per il completamento del corso di studi all'Università di Bologna, presso la quale si è laureato nel 1991. Ha trascorso il primo periodo della propria vita lavorativa a farsi le ossa, come si dice, presso una nota azienda del settore dell'edilizia prefabbricata, con sede a Bibbiena, nel Casentino, per trasferirsi dopo 2 anni di nuovo a Siena, dove svolge da allora l'attività di ingegnere civile. Nel 1992 ha sposato Michela, la donna della sua vita, conosciuta già sui banchi del liceo e posso aggiungere a lungo sognata, e dal loro matrimonio sono nati gli adorati figli Gabriele, Nicola e Chiara. Da poco più di un anno ha la gioia di avere un meraviglioso nipotino, Niklas. È dragaiolo grazie a sua mamma che, come dicevo, è tornata appositamente a Siena dal Friuli, dove viveva allora, per far nascere Luca e i suoi fratelli Anna e Stefano nel territorio della Contrada, scegliendo per questa ragione di farli nascere in casa piuttosto che in ospedale. Conosco Luca Venturi da 44 anni, posso dire, grazie ad un rapporto davvero fraterno, di conoscerlo molto bene e sono arrivato da tantissimo tempo alla convinzione, mai smentita dai fatti, che Luca, oltre ad essere una persona davvero autentica, sia un inguaribile sognatore. Egli è dotato, oltre che di una spiccatissima creatività, di una rara capacità di trasmettere agli altri il proprio entusiasmo, di reperire persone affidabili da più disparati campi di formazione culturale e di vita, di farle incontrare e motivarle attraverso il suo innato ottimismo e di creare così squadre vincenti, in modo da rendere possibile la realizzazione dei progetti agli occhi di molti persino impensabili al momento del loro concepimento. Questa sua caratteristica ha contrassegnato tutta la sua vita e l'ha portata a realizzare veri e propri sogni con disarmante naturalezza e semplicità d'animo. Il tutto senza mai rinunciare alle proprie radici e al proprio modo di vivere, caratterizzato da sempre da un approccio, oltre che positivo, diretto, spontaneo, scevro da sovrastrutture e tante volte anche goliardico, in ogni caso molto distante da quel formalismo che rende spesso le relazioni tra gli uomini più difficili e meno sincere. Non posso descrivervi la personalità del mio amico senza partire da questo, senza basarmi su questo.
e data la spontaneità del rapporto che ci lega, non posso evitare di parlare di un aspetto, quello della sua innata predisposizione per la burla, sano sfogo di quello spirito di inventiva che, quando le cose si sono fatte poi più serie, gli ha permesso di conseguire un innegabile successo in più campi della vita. Mi limiterò, per rispettare il protocollo di questa cerimonia, senza negarvi al contempo la possibilità di una sana risata, a citare solo un paio di aneddoti relativi all'adolescenza che abbiamo condiviso ai tempi del liceo. Ricordo che in quel periodo, con un compagno di classe di cui non farò il nome, aveva ideato un sistema infallibile per fare colazione. I due avevano mappato meticolosamente i banchi di scuola delle classi che erano impegnate in palestra prima della ricreazione, trasformando la mappa in un menù gourmet che consentiva loro di scegliere ogni giorno la colazione in base ai gusti preferiti, approfittando dell'assenza dall'aula degli studenti. Ogni mattina era un'avventura culinaria diversa, una sorta di banchetto scolastico segreto. L'inventiva e la goliardia, dicevo. Come non ricordare il famoso scherzo di Miguel, organizzato dalla terza B nel 1983? Era un martedì grasso, quando la nostra classe, approfittando di una supplenza prima della ricreazione, creò un fantoccio con gli indumenti usati durante l'ora di educazione fisica, applicando alla testa del manichino così ottenuto una foto di Miguel Bosé strappata da una rivista, per poi portare il manufatto in giro per la scuola durante il quarto d'ora di pausa. Come diceva qualcuno, che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Luca ebbe l'improvvisa idea di lanciare Miguel giù per la tromba delle scale dal quarto piano, proprio vicino alla presidenza, gridando come se una persona stesse davvero precipitando. Le urla di panico degli studenti che assistettero alla caduta richiamarono la temuta preside di allora, che alla vista della scena del fantoccio inerme sul fondo delle scale fu quasi colta da malore. Un momento epico diventato leggenda, di cui ancora oggi si parla nei corridoi del liceo. Negli anni qualcuno ha persino cercato di attribuirsi indebitamente la paternità dello scherzo. Per fortuna erano altri tempi e tutto si risolse con una semplice sanzione disciplinare estesa a tutta la classe. Passando a questioni più serie, nel 2005 Luca, animato dal desiderio di mettere le proprie innate capacità organizzative e il proprio impegno a disposizione degli altri, fondò insieme ad alcuni amici la Gabniki, una onlus il cui nome derivava dalle prime lettere dei nomi dei suoi figli. Un'organizzazione nata con l'obiettivo di sviluppare progetti per le missioni in Tanzania di padre Corrado Trivelli, che da professore di religione al liceo era diventato un grande amico e aveva celebrato sia il matrimonio di Luca e Michela che il battesimo dei loro tre figli. Per raccogliere i fondi necessari ai progetti, Luca ideò l'evento Sport for Africa, una manifestazione che si teneva annualmente al Teatro dei Rozzi. L'iniziativa, realizzata grazie anche al coinvolgimento di Bernardo Corradi e al supporto della Ferrari, della Ducati e di tutte le leghe e federazioni sportive italiane, prevedeva aste di oggetti appartenenti ai più importanti sportivi del momento, tra i quali Valentino Rossi, Michael Schumacher, Juri Chechi, Marcello Lippi, Franco Ballerini, i giocatori della Menzana e del Siena Calcio e altri campioni olimpionici, molti dei quali partecipavano alle memorabili serate al Teatro dei Rozzi. Per passare ad un altro aspetto della vita, quello lavorativo, dopo aver fatto esperienza, come vi dicevo, come progettista strutturale presso un'importante impresa del settore della prefabbricazione, iniziò nel 1993 l'attività di libero professionista, fondando poi nel 2000 la società di ingegneria Singeco, attraverso la quale ha prestato il proprio lavoro per importanti opere sia in Italia che all'estero. Ma preferisco soffermarmi anche in questo caso su un episodio della sua vita lavorativa che racchiude in sé, concretandole, tutte le caratteristiche alle quali sto facendo riferimento in questa presentazione: la sua capacità di relazionarsi con gli altri, di pianificare e organizzare, di trovare soluzioni creative per trasformare in realtà progetti apparentemente impossibili. Nel 2007, durante la scena della prova generale nella sua contrada, un incontro casuale con un produttore cinematografico portò Luca a una delle sue esperienze lavorative più prestigiose: l'incarico di construction manager per le scene italiane del film di James Bond Quantum of Solace. In questa produzione, dove il no non era un'opzione, per filmare l'attore Daniel Craig durante la famosa corsa sui tetti di Salicotto, fu necessario trovare una soluzione innovativa che permettesse di girare delle riprese dall'alto in un periodo in cui ancora non esistevano i droni. Fu così deciso di utilizzare una GoCam,
una tecnologia fino ad allora impiegata solo nel football americano. Luca ideò e organizzò il posizionamento di 5 enormi gru nel centro storico di Siena, che molti di voi ricorderanno essere state alte quasi quanto la Torre del Mangia. Coordinò inoltre la realizzazione in via del Rialto di una serie di balconi e di 2 edifici temporanei, riprodotti con assoluta fedeltà agli originali per rendere più spettacolare la scena della corsa. Quando Quantum of Solace uscì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2008, il nome di Luca Venturi venne meritatamente inserito nei titoli di coda, per l'orgoglio di tutti noi amici. A proposito di un altro aspetto della vita di Luca, quella familiare, mi viene in mente il modo in cui decise di festeggiare il 18° compleanno del figlio Nicola, un grandissimo appassionato di basket americano che aveva come idoli LeBron James, all'epoca ai Cleveland Cavaliers, e Stephen Curry, dei Golden State Warriors, vincitore di 4 titoli NBA e vero e proprio eroe sportivo di una generazione di ragazzi. Accompagnò Nicola a San Francisco per assistere proprio alla partita tra i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers e, senza che il figlio lo sapesse, riuscì a contattare il direttore dell'arena, regalando a Nicola un'esperienza straordinaria che egli di sicuro non dimenticherà mai. Partecipare al warm-up a bordo campo, incontrare di persona il suo idolo Stephen Curry, entrare negli spogliatoi durante la partita e alla fine dell'incontro ricevere la maglia di Curry e addirittura un pallone firmato da tutti i giocatori dei Golden States. Un esempio che racchiude la personalità di Luca, il suo desiderio di regalare forti emozioni e la sua convinzione che anche sogni più impossibili siano sempre realizzabili. Proprio durante quella trasferta, e con questo episodio comincio ad introdurre il motivo per cui viene quest'oggi insignito del Mangiadoro, Luca scattò a Nicola una foto che avrebbe poi intitolato Il Discobolo e che ritraeva il ragazzo nel gesto di scagliare un sasso in mare da uno scoglio sullo sfondo del Golden Bridge. Una foto che sarebbe in seguito valsa al mio amico un premio ad un noto concorso fotografico in Austria. Per comprendere la passione di Luca per la fotografia, occorre sapere che insieme alla moglie Michela, egli ha coltivato nel tempo un grande interesse per i viaggi, esplorando paesi in tutto il mondo e trasmettendo poi questa passione anche alla figlia Chiara, sempre con le valigie pronte quando si tratta di scoprire nuovi orizzonti. Ogni viaggio era seguito dalla creazione di un diario dettagliato in cui Luca e Michela documentavano le loro esperienze con meticolosità, trasformando queste raccolte in vere e proprie riviste personali. Ma mancava qualcosa e il desiderio di rendere questi diari di viaggio ancora più affascinanti spinse Luca a dedicarsi alla fotografia, passione che lo ha portato ad ottenere riconoscimenti in importanti concorsi internazionali, tra cui il Sony Photo Awards, il Travel Photographer of the Year, il Terry O'Neill Awards e l'Urban Photographer of the Year, per citarne alcuni. Proprio grazie a questi riconoscimenti ed esperienze personali, nel 2015, insieme al figlio Gabriele, che curò la realizzazione del progetto informatico, Luca, ispirato dalla propria passione per la fotografia e mosso dall'amore per la sua città, decise di creare il premio fotografico Siena International Photo Awards, che oggi è diventato uno dei concorsi più importanti al mondo e che ha attirato l'attenzione dei principali media internazionali, dalle emittenti televisive come CNN, BBC, Al Jazeera, alle testate giornalistiche come il New York Times, il Washington Post, il Guardian, persino noti personaggi del mondo dello spettacolo come la famosa attrice Angelina Jolie hanno citato questo evento. Nel febbraio 2021 Luca Venturi è stato ospite negli Emirati Arabi Uniti dell'Emiro di Sharia, insieme ad alcuni dei più grandi nomi della fotografia come Steve McCurry e James Nachtwey, invitato a esporre la sua mostra personale Paleo is Life ad Exposure, la più grande rassegna espositiva mondiale. La mostra di Luca è stata successivamente esposta anche a Zurigo nel 2022, ad Amsterdam sempre nel 2022 e a Pechino nel 2023. A questa mia presentazione seguirà un breve video realizzato in occasione della ricorrenza dei 10 anni di vita del Siena Awards, dopodiché prenderà, come detto, la parola Gian Piero Cito, che meglio di me, avendo vissuto il concorso come parte attiva dell'organizzazione, è in grado di descrivervi le sensazioni, gli obiettivi, le innegabili soddisfazioni che Luca e i suoi collaboratori vivono di anno in anno nella realizzazione di questo evento. Grazie per la vostra attenzione. Ognuno è mosso dall'eccitazione che si prova quando si capisce che stiamo dando più del massimo per creare dal niente qualcosa di grandioso.
trasformare tante piccole visioni in progetti realizzati, in pochi anni sono diventati degli alberi, con un bosco o una foresta. Per rumore fa una foresta che cresce. Qual è il suono dell'entusiasmo? Ogni fotografo, ogni giurato, ogni partner, ogni collaboratore, tutte le persone che sono state protagoniste del nostro sogno, sono i semi dell'entusiasmo che hanno reso questa foresta sempre più grande e rumorosa. Una foresta di fotografi che ci parlavano di natura, di umanità, di relazioni umane, di culture, di guerra, di gioia, di solitudine. Incontrate o cercate, viaggiando, volando, con il proprio bagaglio o con la propria creatività. Sono i semi dell'entusiasmo che hanno reso Siena Awards uno dei premi fotografici più importanti al mondo, che hanno viaggiato fino a Siena portando il mondo in un teatro ogni anno, che non ci hanno fatto fermare quando il mondo si era fermato. Hanno dimostrato che una foto può essere testimonianza, racconto e opportunità. Che fa il giro del mondo e scuote le coscienze, la foto che ha vinto a Siena. È il simbolo della guerra in Siria. Una figlia ha cambiato la vita di una famiglia siria. Questi semi hanno permesso al territorio che amiamo di diventare la capitale della fotografia. Grazie al frastuono del vostro entusiasmo siamo riusciti a coltivare una comunità di persone che si sentono una famiglia. Una famiglia che porta avanti da 10 anni un sogno straordinario, dare vita al mondo dell'immaginazione. Siamo pronti ad immaginare una nuova storia insieme. Come si fa a raccontare un sogno realizzato? Boh, non lo so. Posso solo dire che è una grande emozione e sono onorato di essere qui oggi per celebrare una persona eccezionale, il fondatore e ideatore del Siena Awards, Luca Venturi. Luca è l'anima, il cuore pulsante di questo incredibile progetto che in soli 10 anni ha trasformato Siena nella capitale mondiale della fotografia. E grazie alla sua visione, alla sua determinazione e soprattutto al suo carisma contagioso, direi quasi virale, che siamo arrivati fino a qui. Il Siena Awards è molto più di un semplice concorso fotografico, è un evento dalle molte anime con 3 premi fotografici internazionali, un festival di mostre ed eventi diffusi sul territorio senese, un'occasione per ascoltare le parole di maestri della fotografia mondiale, ma soprattutto è un'idea balzana. Proprio per questo il suo marchio è mezzo bianco e mezzo nero. È un'idea balzana che unisce persone da ogni angolo del mondo, dai grandi nomi della fotografia ai talenti emergenti, dagli appassionati al pubblico che ama la cultura. Luca ha saputo creare una comunità affiatata, una vera e propria famiglia, di cui ogni partecipante si sente valorizzato e parte di qualcosa di straordinario.
Questa credo sia la vera forza di chi ha carisma, riuscire a far appassionare di una stessa cosa persone che in comune hanno poco o niente, perché provengono da culture differenti, da paesi lontani e con ideologie a volte contrapposte. Questo festival non è solo un punto di riferimento per la fotografia internazionale, ma è anche un faro di eccellenza culturale per la nostra amata città di Siena e, se me lo concedete, un modello di pace tra esseri umani che dovrebbe essere raccontato e fatto studiare a tutti coloro che molto più in alto di noi decidono le sorti del futuro. Luca ha la straordinaria capacità di generare entusiasmo in tutte le persone che coinvolge nei suoi progetti. Personalmente lo conobbi molti anni fa su un altro progetto folle che si chiamava Gabnichi e che aveva come obiettivo quello di portare un po' d'aiuto nello sterminato continente africano. Il sognatore d'altra parte deve fare questo, deve farti capire che mettersi al lavoro per realizzare qualcosa di apparentemente irrilevante può essere l'inizio di un grande cambiamento, di una piccola rivoluzione che può mutare le sorti di qualcuno e, perché no, anche di molti. Collaborare con lui è da allora un'esperienza unica, il suo sorriso attraverso il quale riesce a ottenere quasi sempre tutto quello che chiede, la sua energia e il suo entusiasmo entusiasmante sono contagiosi. Grazie a lui ognuno di noi, i semi dell'entusiasmo che hanno collaborato al Siena Awards con vari ruoli e responsabilità, si sente ispirato e motivato a germogliare e dare il meglio di sé. Luca ha dimostrato che miscelando carisma e determinazione si può ottenere tutto ciò che si desidera, ma come direbbe James Bond, mescolati, non agitati. Il Siena Awards è nato come un sogno ambizioso, una visione utopica, e oggi alla sua decima edizione possiamo dire con orgoglio che è diventata una realtà riconosciuta e ammirata a livello mondiale. In questi 10 anni il festival ha raccolto centinaia di migliaia di fotografie provenienti da 178 paesi, ha creato mostre indimenticabili e ancora non avete visto quelle di quest'anno. E ha visto la partecipazione di artisti di fama internazionale del calibro di Dan Winters, che credo sia qui, Steve Winter, Amy Vitale, Randy Olson, William Albert Allard, Brian Scherry. È un progetto che ha saputo creare una simbiosi perfetta tra il territorio senese e la fotografia internazionale, puntando sempre all'eccellenza e riuscendo a emozionare profondamente chiunque ne prenda parte, come spettatore, come premiato o come portatore di idee o di fatica. Ogni edizione del Siena Awards è stata un trionfo crescente di creatività e passione, e questo è il merito di Luca, la sua capacità di sognare in grande e di coinvolgere le persone con la sua lungimiranza di realizzare eventi di altissimo livello sono straordinarie. È l'esclusività che diventa inclusiva. Luca è un leader naturale, un visionario, capace di trasformare l'idea in realtà, e siamo tutti profondamente grati di poter condividere questo viaggio con lui. Nel celebrare il decennale del Siena Awards non possiamo che rivolgergli un sentito ringraziamento. Grazie Luca per aver creduto in questo progetto, per averlo fatto nascere e reso possibile, e per continuare a guidarci con la tua energia inesauribile. Sei la prova vivente che con il cuore e un po' di lucidità, di lucida incoscienza, si possono raggiungere traguardi incredibili. Anche qui, dove tutti siamo bravi a giudicare un San Martino preso male, ma in pochi sarebbero in grado di girarla quella curva. Concludo con un augurio, che il Siena Awards possa continuare a crescere e a illuminare il mondo della fotografia e Siena per molti anni a venire, sempre con Luca al timone a guidarci col suo sorriso e la sua visione. Grazie di cuore Luca per tutto ciò che hai fatto e che continuerai a fare. Viva il Siena Awards, viva Luca Venturi. Grazie a Luca Palazzuoli e a Gian Piero Cito, e adesso passiamo ai premi. Medaglia di civica riconoscenza all'Associazione Culturale La Diana.
medaglia all'Associazione Culturale La Diana. Dal momento della sua nascita, nel 1994, l'Associazione ha come obiettivi lo studio, la valorizzazione, la tutela dei bottini, delle fonti monumentali e di tutto il patrimonio storico, culturale ed architettonico legato alle acque di Siena, cercando di sensibilizzare anche i più giovani a queste tematiche. Autrice di pubblicazioni a carattere scientifico divulgativo, organizza eventi e visite guidate che accompagnano un sempre crescente numero di interessati a visitare i bottini e i luoghi dell'acqua di Siena. L'Associazione Culturale La Diana, con la sua opera benemerita, ha contribuito ad accrescere il buon nome di Siena e delle sue tradizioni. Il Concistoro del Monte del Mangia, nel dì dell'Assunta in Cielo, regina e patrona di Siena e del suo antico Stato, nell'anno del Signore 2024. C'è un omaggio. Medaglia di civica riconoscenza a Emilio Frati. Medaglia a Emilio Frati, un artista artigiano da sempre innamorato del suo lavoro. Instancabile la sua attività di recupero e salvaguardia del patrimonio artistico di Siena e di tutta Italia, dall'Opificio delle Pietre Dure ai Musei Vaticani, restauro dei pavimenti e delle parti marmoree del Duomo di Siena. Il Concistoro del Monte del Mangia, nel dì dell'Assunta in Cielo, regina e patrona di Siena e del suo antico Stato, nell'anno del Signore 2024. Medaglia di civica riconoscenza a Paolo Goretti. Medaglia Paolo Goretti. Insieme alla sua importante e lunga attività professionale come primario generale, non lo hanno mai abbandonato le passioni della sua vita, in primis la nobile contrada dell'Aquila, poi l'attività civica e politica, la musica, la scrittura e lo sport, in particolare il basket. Paolo è un punto di riferimento per i giovani della sua contrada, per i quali rappresenta una vera e unica memoria storica.
Il concistoro del Monte del Mangia, nel dì dell'Assunta in Cielo, regina e patrona di Siena e del suo antico Stato, nell'anno del Signore 2024. Premio Mangia 2024 a Luca Venturi. Mangia Luca Venturi. Nato a Siena, contradaiolo del Drago, consegue la laurea in ingegneria civile edile nel 1991 all'Università degli Studi di Bologna. Dopo aver lavorato come progettista strutturale, fonda nel 2000 la società di ingegneria Singeco, attraverso la quale progetta e lavora in importanti opere in Italia e all'estero. Nel 2005 fonda l'associazione Gabnichi, una onlus che ancora oggi realizza strutture sanitarie e scolastiche in Madagascar, Tanzania e Burkina Faso. Dal 2013 inizia a coltivare la passione per la fotografia, riscuotendo numerosi successi nazionali e internazionali. Mosso dall'amore per la sua città, crea il premio fotografico Siena International Photo Awards, diventato oggi uno dei più importanti contest al mondo. Nel 2018 crea il premio fotografico Drone Photo Awards, riconosciuto fra i più prestigiosi. Coltiva da sempre una profonda passione per il processo creativo, sia nell'elaborare processi architettonici o soluzioni strutturali, che nel cercare di trasformare visioni in concrete realtà. Pur essendo ormai un illustre cittadino del mondo, il legame con Siena ed il senso di appartenenza alla sua contrada continuano a contraddistinguerlo ed accompagnarlo, contribuendo in modo significativo e fattivo a diffondere la fama ed il prestigio di Siena. Il concistoro del Monte del Mangia, nel dì dell'Assunta in Cielo, regina e patrona di Siena e del suo antico Stato, nell'anno del Signore 2024.
cerimonia si avvia alla conclusione. Ringrazio le autorità, tutti gli ospiti, gli insigniti. Ringrazio anche i due dipendenti comunali, Michela Bacconi e Stefano Pellati, che hanno realizzato le pergamene, e anche i nostri vigili urbani che ci hanno accompagnato in questa mattinata. Grazie a tutti, buon Ferragosto.